Ciao ragazzi e benvenuti su GasTube Drums. Oggi, come avete visto dal titolo, il video è strano, cioè non è soliti miei video, perché voglio andare un po' a copiare, voglio andare a riprodurre il suono di uno dei batteristi forse più in voga del momento o dei batteristi più discussi di questo momento, e cioè questo batterista spagnolo super famoso su YouTube adesso, su Instagram, sui social eccetera, che si chiama El Estepario Siberiano. Lui è un fenomeno in tutto, nel senso è una persona molto particolare a quanto pare, ma comunque è un batterista super pazzesco, ha una tecnica pazzesca, ha delle idee comunque molto interessanti, molto spinte, che va a posizionare all'interno di canzoni che magari non c'entrano nulla con quel tipo di idee, però è veramente molto interessante. Quindi, per riuscire a riprodurre il suo suono, prendo le forbici e apro questo pacco qua, perché mi sono fatto mandare quello che serve, diciamo, per riuscire a, o almeno per provare a riuscire ad arrivare al suono dell'estepario siberiano. Quindi all'interno di questo pacco che cosa troviamo? Troviamo tre cose. Per prima cosa, la cosa ovviamente più importante e la cosa che ha fatto anche molto discutere del metodo di registrazione dell'estepario siberiano è la Yamaha EAD10. Questa, ragazzi, è questo è quello che usa lui per registrarsi. Poi vediamo bene come funziona e tutto, ma ve ne volevo parlare perché questo è uno strumentino veramente veramente molto 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 interessante. Con questa potete registrare tutta quanta la batteria, quindi è veramente molto figo, perché poi ha del trigger all'interno, ha un microfono che riprende tutta la batteria, potete mettergli gli effetti, potete registrare su USB, quindi non avete bisogno di schede audio, cose varie. Quindi dopo ve ne parlo, perché questa è una figata. Ho già fatto un video su questa, ma questo video sarà completamente diverso dal video che ho già fatto. E inoltre, per arrivare al suo suono, ho preso anche due pelli, una Remo Pinstripe da 16 pollici da mettere sul timpano, perché poi vi parlerò bene del suono, lui è un suono molto molto particolare, una Evans Genera Dry di quelle con i forellini tutto intorno per avere un suono super super secco, perché questo batterista ha un suono molto più che secco, e vi farò vedere anche cosa utilizza lui per rendere il suono del rullante ancora più secco. E quindi io sono gasato in un modo pazzesco, perché voglio andare a vedere se riesco a ottenere il suo suono. Quindi tolgo tutti i microfoni, quasi tutti i microfoni, tolgo i due tom che lui non usa mai perché usa solo rullante timpano, e andiamo a montare le AD10, i pelli eccetera eccetera. Sigla e andiamo alla battuta. Molto bene ragazzi, come avete potuto vedere ho tolto tutti i microfoni tranne il microfono del Charleston, che El Estepario Siberiano usa sempre. Un microfono sul Charleston ce l'ha sempre. Non so, e nessuno sa, se ha dei microfoni panoramici. Oggi faremo un po' di prove, li ho lasciati montati. Ho montato già anche le pelli, sia la Pinstripe sul timpano, sia la General Dry sul rullante. Poi vi spiegherò bene come le ho accordate, proveremo un po' ancora a vedere se c'è qualcosa da fare. Ma soprattutto ho montato la Yamaha EAD10. La Yamaha EAD10 che cos'è? Praticamente è due pezzi, una centralina suoni, una centralina tra virgolette normale, e attaccata a questa centralina c'è questo affarino qua, che ve lo faccio vedere, ve lo posso far vedere anche direttamente dalla camera sopra. Questo si attacca molto semplicemente alla cassa con una vite e ha due microfoni che quindi fanno LR, proprio due microfoni stereo sopra, che quindi prendono tutta la batteria, e un trigger attaccato alla cassa. Quindi noi abbiamo questi due microfoni della D10 che ci prendono tutto quanto, e in più abbiamo un trigger dedicato alla cassa con un suono di cassa che possiamo decidere, poi adesso vi faccio vedere, che va a sommarsi alla cassa. Poi dietro la EAD10, adesso vi faccio vedere, abbiamo il foot switch, qui abbiamo l'USB perché abbiamo la possibilità anche di registrare direttamente su USB senza aver bisogno di nessun tipo di scheda audio e nulla. Poi abbiamo ovviamente la 12 volt per alimentare. Qui abbiamo le due entrate A e B, lui le chiama così, quelle attaccate al microfono trigger della cassa. Poi abbiamo un'entrata snare, perché volendo possiamo anche attaccargli un altro trigger dedicato al rullante, e abbiamo altre due entrate.
5 e 6, dove potremo, volendo, anche inserirgli dei microfoni. Io per semplicità ho lasciato i miei microfoni, cioè Charleston, e i due over attaccati alla mischia d'audio perché sono già impostati, ma volendo potete attaccarli qua e non avete nessun bisogno di alcuna scheda audio. Attaccate i microfoni lì e siete a posto. Sulla centralina abbiamo la possibilità di dare degli effetti, di dare riverbero, di dare più o meno trigger, e vi faccio sentire, prima mi cuffio perché se no tutti gli effetti che vado a dare non li sento. Quindi partiamo dal primo effetto normalissimo proprio, quindi arena si chiama il primo effetto. Super riverbero, trigger pazzesco, sentite? Mamma mia, possiamo ovviamente poi andare a togliere il riverbero. Oppure andare a aumentare l'effetto. Che questo sembra un po' tipo un compressore. E devo ammettere che l'estepario lo usa abbastanza, questo effetto qua. Proviamo ad andare avanti. In realtà io quello che ho scoperto mentre provavo questa EA di 10 è che il suono abbastanza corretto, diciamo, per assomigliare a l'estepario è questo. Il numero 26 Calf Heads. Ovviamente questo è un po' secco per prima cosa, quindi vado a aumentare un po' di riverbero. Forse adesso un po' troppo. Non è niente male. Una cosa che non vi ho detto, ecco, quando andate a provare questa EAD 10 vi consiglio di avere un paio di cuffie come queste. Queste sono le Vic Firth super super chiuse, perché vi permette di sentire quello che sta succedendo veramente alla batteria, che effetti state mettendo, il riverbero di più di meno. Avere delle cuffie chiuse vi permette di sentire proprio veramente, se no, se sentite la batteria anche acustica non vi accorgete delle modifiche che state facendo. Se volete sapere qualcosa in più di queste cuffie vi lascio il video qui sotto in descrizione, perché ho fatto un video non solo su queste cuffie ma in generale su cuffie per batteria, tappi, cose che fanno bene alla salute. Quindi mi ricuffio e andiamo avanti. Allora, la cosa che non mi piace è la cassa. Perché? Perché, allora, per quanto riguarda l'accordatura, io cosa ho fatto? La cassa l'ho mollata tantissimo, cioè ho mollato proprio la pelle di brutto, come potete vedere, sia la pelle battente sia la pelle risonante, e il suono, se io non metto trigger, è abbastanza secco. Ma il fatto di poter andare a inserirgli anche insieme un trigger mi permette di dargli un suono molto 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 più potente. Quindi io posso andare a decidere quale trigger utilizzare. Adesso ero vintage 50, ma posso anche mettere jazz. Posso anche andargli a mettere cose super elettroniche, oppure effetti. Cose molto particolari. Quello che metterò oggi come trigger per cercare di assomigliare un po' all'estepario sarà Birch C22, cioè una cassa in betulla da 22. Quindi da fare una cassa bella 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 potente. Poi ovviamente qua posso fare un sacco di cose, tra l'altro anche andare a decidere il voice tune, quindi la lascio un po' più acuta, così diventa un po' più metallata, proprio come l'estepario. Quindi in realtà più o meno
come suonano ci siamo già abbastanza, perché comunque lui ha timpano e cassa che suonano diversi, ma cerca di accordarli, di avere un suono tra trigger di cassa, microfono delle AD10 eccetera, sempre abbastanza simile, in modo tale da poter far sembrare di avere due casse. Infatti una delle cose su cui è più forte è proprio il cassa timpano cassa timpano. Lo usa veramente un sacco. Poi io non sono capace come lui a usarlo, ma questo è un altro discorso. Altra cosa importante, togliamoci le cuffiotte, perché sul timpano io sono andato a mettere anche all'interno, lo potete vedere dalla camera dall'alto, un bel po' di cotone per rendere il timpano molto 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 secco. E oltre questo, la cosa che vedete sempre sulla sua batteria è un bel peso. Lui non so che cosa abbia, probabilmente ha un peso da un chilo. Questo è un peso da 2 kg e se lo metto su, forse è un po' troppo. Non è male, ma io preferisco togliere questo e metterne uno un pochettino più piccolo. Questo è da 0,5 kg. Quindi vado a metterlo qui, gli metto la chiavetta sopra così non scappa, l'ho attaccato con questo cordino qua. Non è niente male, secondo me, più o meno ci siamo. È ovvio che poi voi magari mi direte sì, però non è proprio lo stesso identico suono. Contate che io sto usando una batteria diversa dalla sua, io non sono lui, quindi la mano ci fa tantissimo. Il rullante molto probabilmente il suo sarà un metallo, perché questo è secco, ma non come il suo. Secondo me prima usava legno, poi pian piano ho iniziato a usare il metallo perché ha più armoniche il suo. Però diciamo che grazie a queste AD10 siamo riusciti a, e soprattutto grazie a questo peso sul rullante, siamo riusciti ad ottenere un suono molto 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 simile. Ovviamente poi ci sarebbe tutta la questione piatti da modificare, perché lui usa dei piatti Meinl molto particolari. Il Charleston di solito è abbastanza pastoso come questo, però magari lui gli mette o dei piatti addirittura sopra o degli splash sopra coi buchi, usa cose strane. Però secondo me, per quanto riguarda questi tre pezzi principalmente, anche il Charleston, timpano, rullante e cassa, ci siamo abbastanza. Ovviamente è molto particolare usare questa batteria, perché il rullante è super tirato, quindi anche i rimbalzi funzionano molto bene, ma la cassa è un macello da suonare perché non ha rimbalzo quasi, ha pochissimo rimbalzo, quindi non aiuta per niente, e nel momento in cui si prova a fare diventa abbastanza difficile. Anche il timpano è abbastanza morbido, quindi è dura, però può essere un ottimo esercizio per migliorare con la gamba, per migliorare i polsi sul timpano nel momento in cui facciamo, e comunque anche per andare a migliorare la nostra tecnica. Quindi ottimo, direi che praticamente possiamo chiudere il video. Quindi devo dire che il Tris che ho preso oggi da strumentimusicali.net è vincente, perché è AD10, Genera Dry da 14 sul rullante e Pinstripe da 16 pollici sul timpano,
È veramente un'accoppiata, una... come si dice accoppiata quando ci sono tre cose? Vabbè, non fa niente. È veramente vincente perché volevo dei suoni super secchi e quelli sono perfetti. Poi devo dire che le due tipologie di pelli, pinstripe e dry, soprattutto le pelli Evans con scritto dry, quelle con i forellini che vi ho fatto vedere, sono veramente due tipologie di pelli fighissime. Quindi se state cercando dei suoni ben definiti, secchi, ma che comunque riescono ad avere anche delle basse prepotenti, allora andate tranquilli con quelle due pelli lì. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net e chiedergli scusa come al solito che anche oggi sono riuscito a aprire al contrario il loro pacco, ma vabbè, ormai siete abituati. Grazie strumentimusicali.net e in tutto questo, quindi io vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate anche l'articolo che vi riporta al sito Gastube per avere più informazioni riguardo a tutti questi prodotti. Spero che questo video vi sia piaciuto, un po' particolare. Ditemi secondo voi se sono riuscito ad arrivare a un suono simile a quello di l'Estepario Siveriano oppure se proprio era un'altra cosa. È stata un po' una sfida per me, mi è piaciuto molto fare questa cosa perché ho detto ok, devo arrivare a un certo tipo di suono, devo cercare di avvicinarmi a un certo tipo di suono. Come posso fare senza avere tutti i microfoni del mondo, ma avendo a disposizione alla fine due microfoni e un trigger, che sono quelli delle AD10 montati qua sulla cassa. E questo anche per spiegarvi che se non siete super super preparati, se non avete voglia di comprare microfoni, scheda audio, cavi, aste, eccetera eccetera, questa è veramente un'ottima possibilità, perché l'attaccate alla cassa e in realtà anche se non fate niente, se non avete voglia di spippolare con la centralina eccetera, avete già il suono fatto. Gli mettete un po' di riverbero, un filo di effetto e siete a posto. Poi ovviamente se avete voglia di comprare altri trigger da attaccare sempre alla centralina e tutte queste cose qua, allora il suono diventerà ancora più una figata. Tra l'altro, parlando di suono, gli over che vi ho detto all'inizio del video non li ho utilizzati perché ho visto che comunque il microfono che c'era attaccato alla cassa prendeva bene anche i piatti. Il Charleston l'ho utilizzato, ma in realtà volendo avrei potuto anche non mettere e solamente utilizzare i due microfoni della Yamaha. Quindi con questo non si riuscirà a fare il disco della vita, ma potrete avere sicuramente dei suoni per le vostre cover, per le vostre demo, per il vostro, non lo so, il disco della vostra band super 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 fighi, come avete sentito oggi. Quindi con questo io vi saluto qua, vi ricordo che tutti i link dei prodotti che avete visto qui sotto ci sono in descrizione. Io vi saluto, ve l'ho già detto ma ve lo ridico, e vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!